Se ti occupi di video anche per sommi capi, sarai bene a conoscenza di quanto è importante avere una traccia audio che sia al pari di quello che riusciamo a vedere con i nostri occhi. Infatti, la colonna sonora dei nostri video è molto importante per veicolare le emozioni e andare a suscitare interesse nel nostro pubblico. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e oggi andiamo a fare l'unboxing di un prodotto che mi è appena arrivato, che è il microfono Hollyland Lark M1. Un microfono wireless che io ho trovato molto molto interessante per una serie di caratteristiche, tra cui ovviamente il prezzo. Vi lascio ovviamente il link del prodotto in descrizione. Vi ricordo anche che questo è un canale che si occupa di fotografia, videomaking e design, per cui prodotti come questo sono un po' all'ordine del giorno, ne vediamo tantissimi tutte le settimane, per cui io vi consiglio di iscrivervi a questo canale così rimanete sempre aggiornati. Attivate anche la campanella così non rischiate di perdervi nessun contenuto. Andiamo a vedere che, come dichiarato dalla scatola, questo è un prodotto adatto per interviste, vlog, podcast e live streaming, quindi è sostanzialmente un microfono che serve per registrare la voce del parlato. Non è un microfono con cui andiamo a registrare il cantato, non è un microfono con cui andiamo a registrare musica o effetti ambientali, è un microfono dedicato unicamente alla registrazione del parlato. Infatti fondamentalmente è un microfono lavalier, si attacca con una molletta al bavero di un indumento e serve a fare una ripresa personale del parlato di una persona o di due persone, perché questa è la combo che contiene un ricevitore e due microfoni. Ora noi andiamo ad aprire la scatola e tiriamo fuori questo meraviglioso scatolino, che è un case rigido portatile con il quale possiamo trasportare in giro tutto quanto il nostro armamentario. Nel momento in cui lo apriamo, vediamo che abbiamo una sezione dedicata alla cavetteria. Qui abbiamo un primo cavo, che è quello per connettere il nostro ricevitore a una fotocamera o videocamera. Qui abbiamo un secondo cavo che serve per connetterlo invece a uno smartphone. Abbiamo poi il cavo USB di ricarica, che serve per ricaricare la nostra base. Abbiamo un sacchettino con dentro il gatto morto, probabilmente due visto che ci sono due microfoni, e infine abbiamo il pezzo forte, ovvero lo scatolino che contiene i nostri due microfoni e il ricevitore. Ora, lo scatolino ha un design molto molto carino, è leggero, è sostanzialmente tascabile, sembra fatto di un materiale abbastanza resistente. La cosa molto carina è che ci sono i quattro puntini che ci indicano il livello di ricarica dei nostri microfoni, quindi nel momento in cui io lo apro, ecco che i puntini si accendono e mi segnalano il livello di carica dei nostri microfoni. All'interno abbiamo un ricevitore e due microfoni. Questi microfoni sono a clip e quindi possono essere attaccati al bavero di una maglietta, a un indumento, oppure possono essere tenuti in mano. Mentre il ricevitore, questa secondo me è la vera genialata, il ricevitore ha una molletta e quindi può essere attaccato anch'esso a un indumento, ma questa stessa molletta diventa all'occorrenza una hot shoe per la nostra fotocamera o videocamera, quindi può essere utilizzato in combinata anche con strumentazione professionale. Ora vi domanderete come suonano questi microfoni. Andiamo a fare un test operativo proprio adesso. Io ne sto tenendo in mano uno, vado a fissarlo al colletto della mia maglietta ed ecco che il microfono è correttamente in posizione. Ovviamente si tratta di un microfono abbastanza piccolo, non occupa tanto spazio, non è molto visibile. Ovviamente io sconsiglio di andare a nascondere un microfono come questo al di sotto degli indumenti, perché ogni volta che nascondiamo un microfono come questo sotto una maglietta o sotto una camicia, ogni piccolo fruscio, ogni minimo movimento sulla superficie del microfono può andare a creare dei rumori che poi sono impossibili da eliminare dalla nostra registrazione. Quindi il mio consiglio è di tenerlo fuori. In fin dei conti questo è un microfono da podcast, da intervista, non da film, quindi non stiamo registrando un film o un corto con un microfono di questo tipo. Lì è necessario avere un microfono boom con un operatore, questo è un contesto diverso, per cui lo teniamo fuori, lo teniamo in vista senza nessuna vergogna, perché è normale che ci sia un microfono in un'intervista o in un podcast. Questo microfono permette di regolare il volume su tre diversi livelli: basso, medio e alto. In questo momento state ascoltando la mia voce registrata con la modalità basso, quindi con il volume più basso che questo microfono consente. Ora vado a impostare la mia voce sul livello medio, quindi in questo momento state ascoltando il livello intermedio, che è quello che è consigliato dalla casa produttrice, perché se manteniamo il volume più basso può risultare in un segnale inconsistente, mentre se lo utilizziamo alto potrebbe portare a del clipping o comunque a una distorsione non desiderata. E ora vado appunto a selezionare il volume alto. Come potete sentire, il volume della mia voce cambia, ma io non sto cambiando modo di parlare, io sto parlando sempre nello stesso modo, ma il risultato è che abbiamo un'intensità di segnale diversa. Facciamo una piccola dimostrazione. Adesso io vado ad abbassare il volume e lo riporto in modalità bassa e sentite che la mia voce è decisamente più bassa rispetto a prima. Adesso ritorno a medio e il mio volume si alza un pochino, adesso torno su alto e il mio volume di nuovo si alza un pochino. Io sto sempre parlando con il medesimo
tono di voce. Quindi questo incremento e decremento di volume che avete percepito è dettato semplicemente dal cambio di volume sopra il ricevitore del mio microfono. In fase di registrazione non ho modo di sentire se questo cambiamento di volume determina anche un mutamento della qualità di acquisizione. Quindi questo lo scopriremo solamente una volta che mi metterò a montare questo video, e quindi non mi metto a parlare adesso della qualità di questo microfono, perché questo appunto non vuole essere un test ma semplicemente un unboxing, anche se nel corso dell'unboxing ci tenevo comunque a farvi sentire come suona questo microfono, anche perché si tratta di un microfono veramente molto molto semplice da utilizzare. Il ricevitore e il microfono si connettono automaticamente nel momento in cui io apro la scatola e estraggo un pezzo. Questo va automaticamente a ricercare gli altri pezzi, si connettono automaticamente senza bisogno di dirgli assolutamente niente, e a quel punto è sufficiente collegarli a una videocamera o a uno smartphone e andare a registrare, acquisire l'audio attraverso il cavo di segnale che abbiamo collegato per avere la registrazione che proviene direttamente da questo microfono. Ultima cosa, questo microfono consente anche l'acquisizione con riduzione del rumore ambientale. Si attiva semplicemente con la pressione di uno dei due bottoni che stanno sul fianco. Ora io vado ad attivarlo, così andiamo a sentire qual è la differenza sulla voce nel momento in cui attiviamo questa modalità. Ok, non so se riuscite a vedere, la lucetta è diventata verde da azzurra, quindi in questo momento stiamo sentendo il risultato del microfono che lavora in modalità riduzione del rumore. Quindi ovviamente si sentirà ancora bene la mia voce, non c'è nessun rumore ambientale da rimuovere, quindi il microfono sta andando a eliminare delle frequenze dalla mia voce fondamentalmente, perché non c'è nient'altro da eliminare, qui siamo in un contesto ideale. Ovviamente quando lo proveremo in esterna avremo modo di vedere quanto effettivamente viene ridotto il segnale e quanto del rumore ambientale effettivo viene eliminato. Dai test che ho già visionato mi sembra che sia abbastanza efficace, anche se comunque il mio consiglio è di non usarlo se possibile, perché se lo utilizziamo in modalità normale come adesso abbiamo una qualità di voce più consistente e in generale risulta più piacevole il parlato. Ovviamente è una modalità da utilizzare solamente se siamo in presenza di un forte e fastidioso rumore ambientale che vogliamo cercare di eliminare in qualche maniera. In tutti gli altri casi io consiglio di lasciare questa modalità su off, in maniera tale, primo, che possiamo manipolare il nostro audio in post produzione, e secondo, che non abbiamo quella riduzione di frequenze che va anche a scavare dentro nelle frequenze della nostra voce per cercare di avere un segnale attenuato e più pulito. Ora andiamo a tirare due conclusioni su questo prodotto. Fondamentalmente io l'ho testato adesso e l'ho testato un'altra volta subito dopo averla aperta. Come sempre questo era un unboxing un po' fake, perché l'avevo già aperto prima di mostrarvelo, quindi sapevo già cosa c'era dentro, vabbè lo sapevo già in ogni caso, però diciamo che l'ho testato due volte, quindi non l'ho testato in un vero e proprio contesto lavorativo, non l'ho testato da un cliente ancora, quindi farò un prossimo video in cui vi parlerò della sua resa sul campo. Per il momento vi posso dire che l'impressione comunque è buona, perché mi sembra un prodotto ben confezionato. Il fatto che ci sia il case rigido, come già sapete, è una cosa che io adoro, quindi per me ha già vinto 100 milioni di punti. La praticità mi è piaciuta molto, nel senso che è sufficiente aprirlo e collegarlo ed è già pronto, ha 8 ore di carica se ricordo bene, quindi si ricarica in un'ora e dopodiché ha 8 ore di carica, quindi diciamo che ha una durata che mi permette di lavorare tranquillamente. Buono il fatto che ci sia la modalità di riduzione del rumore. Un'altra cosa su cui sono curioso di fare esperimenti è la modalità stereo, ovvero io ho la possibilità di prendere due di questi microfoni e usarli in modalità stereo, e quindi posso metterli su due persone diverse, posso microfonare una persona e posso usare l'altro per microfonare l'ambiente, posso fare diverse cose, e questi due microfoni vanno a essere o registrati in un'unica traccia miscelata oppure vanno a essere splittati sui due canali, quindi uno a destra e uno a sinistra. In questo modo io dopo posso scollegarli e editare la singola traccia semplicemente splittando le due parti audio, quindi questa è una cosa molto interessante che sono impaziente di provare. La modalità riduzione del rumore, vi dico la verità, non mi entusiasma, perché a me non piace tagliare il segnale in entrata, è una cosa che non mi piace. Io ho fatto il tecnico audio in anni passati, mi è capitato di fare il musicista, ho fatto anche dei dischi se per quello, non ve li linko da nessuna parte perché se non li ha ascoltati nessuno all'epoca non vedo perché qualcuno dovrebbe farlo adesso, però ho un passato da tecnico audio e musicista, quindi il fatto di tagliare il segnale in entrata non mi piace per niente. Tuttavia nel momento in cui mi trovo, e mi capita credetemi, a registrare delle interviste in un ambiente svantaggioso, il fatto di avere un'opzione come questa mi consente
permette di risparmiare un sacco di tempo, perché io potrei tornare in ufficio e avere ore di post produzione da fare sull'audio per cercare di eliminare il rumore. Invece con un sistema come questo lo elimino alla fonte subito. Certo, avrò una voce un po' massacrata che non si sente più tanto bene, che ha dei tratti un po' metallici e un po' sgradevoli, ma è lo stesso risultato a cui arriverei se dovessi mettermi a togliere io quel rumore, perché comunque per togliere il rumore ambientale bisogna scavare frequenze, non c'è niente da fare. Per cui fondamentalmente un sistema come questo non mi piace, ma mi fa risparmiare tempo e quindi va bene. In ambito interviste non è un ambito artistico, non stiamo registrando David Bowie che canta una canzone, quindi anche se le frequenze della voce sono scavate, fa niente, è funzionale al fatto che si deve sentire bene, che deve essere fondamentalmente un tipo di contenuto corporate aziendale o podcast o che dir si voglia, ma comunque non artistico. Non andiamo a registrare una voce cantata con questo, perché non verrebbe bene, quindi non è assolutamente adatto a questo scopo, va bene solamente per il parlato. Ultima doverosa precisazione: per gli utenti Apple c'è una spiacevole sorpresa, ovvero il cavetto che consente di collegare il nostro ricevitore a un iPhone o comunque a un device Apple ha solamente il cavetto jack, quindi noi dobbiamo andare a prenderci un adattatore se vogliamo collegare questo cavetto al nostro iPhone, un adattatore in grado di entrare nel nostro telefono o in qualunque altro dispositivo lo vogliamo far entrare. Purtroppo questi adattatori hanno un costo barbarico per quanto mi riguarda, io purtroppo ho dovuto dotarmi di uno di questi perché non è incluso, è invece incluso se utilizziamo Android o un qualunque altro sistema con il jack piccolo normale. Beh amici, che dire, tutto sommato io lo trovo un prodottino molto carino, sono consapevole che non sia 100% professionale e vi dico il motivo: il selettore del volume è la cosa che mi lascia più a desiderare, il fatto che si possano selezionare tre step di volume senza poter andare a selezionare un volume preciso è la cosa che mi lascia più a desiderare in assoluto. Ovviamente però un prodotto come questo per il prezzo che ha serve ottimamente al mio scopo e diciamo che non mi dà assolutamente nulla di cui lamentarmi, io posso regolare il mio volume di entrata nel dispositivo su cui registro e quindi non ho più nessunissimo problema. Se voglio una soluzione più professionale ovviamente esiste, anche prodotta dalla stessa Holyland, ma dobbiamo andare su un prodotto di una fascia superiore. Amici, per il momento è tutto e io vi do appuntamento al prossimo video.